Salve a tutti i nostri spettatori, l'avevamo annunciato nella nostra scorsa intervista. Quella di oggi è l'ultima puntata di questa prima stagione del format come Don Quixote incontra. Vi ringrazio per averci seguito in questo lungo percorso nel quale abbiamo intervistato tantissime persone, professionisti e attivisti che da mesi insieme a noi combattono. Il ripristino di quelli che sono i diritti fondamentali all'interno del nostro paese per quest'ultima puntata abbiamo il piacere di ospitare una persona che potremmo dire è famosa in tutto il mondo e quindi per questo le siamo grata, grati di essere qui. Vado subito a presentarla, Eter Parisi. Ciao, Eter Massimo, Max, amore mio, come ti chiama, mamma? <ride> Ciao e saluto anche Giulio in regia. Come state ragazzi? Tutto bene, tutto bene. Grazie per aver accettato il, il nostro invito. Grazie per l'invito. Eter, noi ti, ti abbiamo invitata a, a questo nostro format per concludere un po' il nostro percorso in quanto tu, essendo una persona che ha calcato insomma, la scena dello suo business per tanti anni, Puoi darci il, il punto di vista tuo su quello che è l'appiattimento che questo mondo ha avuto nei confronti di quella che è la narrazione pandemica, la narrazione ufficiale. Tu, infatti, eh, sei una delle poche persone, una delle poche eh, artiste che, eh, a differenza dei colleghi, non si è appiattita, ma anzi ha preferito, come facciamo noi e come fanno tanti altri, lottare per un'informazione libera e per portare. Questa conoscenza a tutte le persone che ovviamente ti seguono e già per questo noi, noi te ne siamo grati. E quindi, da, da questo punto di vista parto subito con la prima domanda, perché abbiamo visto che il mondo dello show business si è appiattita alla narrazione Covid e ha sposato questo pensiero unico, anzi, l'ha sponsorizzato, e, e invece tu, tu no. E allora, cosa ti ha spinto in questa direzione e perché sei diventata scettica nei confronti appunto di questa narrazione ufficiale? Max, non c'è nulla di male nel fatto che nel mondo dello, dello show business ci siano opinioni diverse. C'è molto di male invece nel fatto che con questa pandemia qualunque artista abbia eh, osato dichiarare un pensiero diverso rispetto a quello ufficiale sia stato emarginato, eh, attaccato e messo all'agonia. La, la pandemia rappresenta un turning point decisivo per, per la libertà. Di, di, di pensiero nella nostra società oggi viene emarginate eh, e condannato. Non solo chi si ehm, dichiara contrario ai vaccini ma, alle, o alle misure restrittive adottate dai governi, ma anche chi osa fare distinguo sulla guerra in Ucraina. In pratica a, accade a chiunque si mette di traverso al pensiero unico ufficiale. Che accade soprattutto al personaggio pubblico e a chi ha visibilità perché il sistema non ammette che chi ha seguito e ha la, la, la forza di convincere l'opinione pubblica possa dissentare. No, oh, no, questo rappresenta un, un pericolo. Non è una novità che la stragrande maggioranza degli artisti e dei personaggi dello show business siano sempre stati schierati dalla parte dell'elite, dalla parte del, del sistema, perché perché sono funzionali al sistema. All'artista piace, eh, come si può dire, con piacere il padrone del vapore, perché è quello che gli consente di lavorare e mantenere il proprio status. Certamente ci sono stati artisti anche in passato che, che, che hanno espresso idee veramente rivoluzionarie, non finte rivoluzionarie, ma la maggior parte o fa lo zerbino o mantiene quel quell'equilibrio tranquillo che gli permette di navigare senza, senza rischiare nulla. Io non ho mai sposato un partito e, e sono sempre stata una ribelle. Per me non è facile, non è stato difficile, scusami, steccare nel coro del, del conformismo. Diciamo la verità, non è stato poi così difficile farsi venire qualche dubbio e, e capire che quello che, che, che ci raccontano è leggermente diverso da quello che accade. Basta informarsi, Massimo, come stiamo facendo noi, confrontarsi, uscire dall'ipnosi creata dai mezzi mainstream. Io ho sempre letto molto. Mi piace approfondire, mi, mi, mi piace circondarmi da, di persone pensanti e non di, come si può dire, segui il prossimo. Assolutamente, assolutamente sì. E tu hai detto che gli artisti amano uh, servire quello che è il padrone del vapore. Eh, mi chiedo però da questo punto di vista se ci sono delle forze, anche potremmo dire lobbistiche o delle aziende che fanno pressione affinché gli artisti sponsorizzino determinati temi o comunque una lettura ben conformata a quella ufficiale. C'è qualcuno che fa pressione dall'alto? Nello show business è più il non detto che il detto esplicitamente, un artista capisce al volo l'aria che tira, basta leggere di copione per capire dove si vuole andare a finire, basta guardare eh, gli ospiti che, che sono stati invitati, eh, basta ascoltare eh, le affermazioni di qualche magari funzionario capo struttura, della gente proprio, basta leggere i giornali e immediatamente ci si adegua, anzi si partecipa, si diventa complici, senza contare che spesso il lavoro... Lo si ottiene perché si è sponsorizzati da qualche esponente politico, perché il proprio agente è sponsorizzato da qualche esponente politico, ecco. Quindi, quindi tu dici: è, è come se fosse un, un cane che si morde la coda, c'è qualcuno che ti sponsorizza e quindi nel momento in cui tu non ti adegui, poi perdi quella sponsorizzazione e rischi di non esatto. riuscire più a lavorare. Sì, esatto, esatto. Quindi, c'è un non detto che però ti costringe ovviamente a fare determinate scelte. E mh, ti è capitato in passato di eh, vedere eh, situazioni in cui gli artisti si sono dovuti conformare a un pensiero unico? Oppure questa, diciamo, è la più grande eh, favola che ci hanno raccontato e che tutti quanti in coro hanno ribadito? Eh. La pandemia ha cambiato ogni riferimento. Pensa a cosa è riuscito a fare Adriano durante il Fantastico Otto. Nella televisione di oggi sarebbe impossibile. Soprattutto perché l'opera di, di, di discredito e di controinformazione che il sistema è in grado di mettere in atto finirebbe per distruggere per sempre la, 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 la credibilità e la popolarità di chi osa farlo. Io ricordo sempre l'episodio di quando... Adriano si dimenticò di mettere l'accento sulla, sulla E scrivendo la caccia E contro l'amore. Allora ero con, eh, ho detto questo migliaia di volte, milioni di volte, che il venerdì sera durante il fantastico 8 eh, si faceva una prova generale e poi sabato in onda totalmente un'altra cosa. E, e mi ricordo che stavo vicino a Claudia sulla sinistra eh, e a un certo punto... Vedo che, 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 che scrive una frase e dentro di me una delle prime cose che ho imparato quando sono arrivata in Italia è che la, la lettera E and e con l'accento è is. E dentro di me ho detto ma come mai non ha messo l'accento? Forse non ho capito bene l'italiano e dico, Claudia, no, ci vuole l'accento o non ci vuole l'accento? Secondo me ci vuole l'accento. Lei è restata in quel momento, l'ha guardata e ha fatto vai subito, vai subito in onda, eh, fai finta di niente, alza la gamba, fai qualcosa e metti l'accento, prendi la, la chuck da Adriano, allora io subito schizzo dall'altra parte, vado sotto la 2 Walter, che è la, una delle nostre camera preferite, Walter, che era la 2, mi lascia passare sotto. Sto per entrare in scena e sento tirare la, la, il costume, perché io avevo balletto subito dopo. Mi giro e il capo struttura, Mario Mafucci, mi tira e mi dice: Ignorante è, e l'ignorante rimane. Allora, come vedi, basta poco per mettere alla berlina il personaggio famoso che va, eh, come si può dire, contro il sistema. Certo, diciamo, il sistema fa di tutto per poterti screditare, quindi nel momento in cui tu compi un no, passo sì. falso, non hai sicuramente degli aiuti da parte loro, anzi, loro magari ci Ma godono la, anche. La, la, non pare a cadute. Certo, certo, assolutamente. Non ti salvi. Non ti salvi tu hai detto che non ti sei mai iscritta a nessun partito politico e, però ti chiedo nella tua carriera hai subito comunque delle pressioni da parte di partiti politici per eh, come dire compiere determinate azioni o sponsorizzare determinate eh, notizie, informazioni delle quali magari neanche tu eri certa guarda nella mia vita ho partecipato per lavoro sia alle feste dell'unità con migliaia e migliaia e migliaia di persone in queste piazze enormi, e che è quella della, della democrazia cristiana che è la vecchia DC. Non ho mai preso posizione politica, però perdona la mia presunzione, io sono sempre stata consapevole del mio talento e per questo non ho mai dovuto chiedere favori a nessuno e nessuno si è mai sognato di chiedere qualcosa in me, in cambio a me. Metti anche il fatto che io sono sempre stata considerata solo una ballerina e quindi innocua e forse poco utile a fare propaganda. È un'etichetta che, che, che mi porto dietro anche adesso e che anzi eh, viene utilizzata dalla stragrande maggioranza dei miei, come si chiamano, detrattori per sminuire quello che dico. Eh, questo atteggiamento purtroppo lascia che lo dica. Eh, Massimo è molto presente nella mentalità italiana, mentre non è per nulla presente nella cultura americana. Noi abbiamo avuto presidenti che erano attori fino al giorno prima, e nessuno si è mai sognato di screditarne eh, la capacità perché erano stati attori. Nella mentalità di molti italiani, eh, come ballerina, io dovrei parlare solo esclusivamente di ballo, dimenticando che ogni cittadino ha il diritto di esprimere il proprio dissenso. Tra l'altro, quelli che, che, che hanno questa, come si può dire, mentalità molto provinciale, sono gli stessi che sui social esprimono giudizi su tutto. Opinione di, di, di chiunque va contestato nel merito, non sulla base dell'autorità di chi la esprime. Io ho sentito dire menzogne Massimo da persone piene di autorità come il presidente del Consiglio Italiano, come il presidente degli Stati Uniti, da Fauci. Ricordati, avere autorità per parlare non significa essere nel giusto, così come non avere autorità per parlare non significa essere nel torto. Certo, è un po' questo poi l'abbiamo visto soprattutto in questi due anni eh, di pandemia, dove appunto questa settorializzazione del sapere che hanno imposto negli ultimi decenni ha portato a far sì che o eri un virologo oppure qualsiasi cosa dicevi contro la narrazione veniva completamente scartata perché è priva di autorità. Nonostante poi abbiamo un ministro della salute che invece è laureato in filosofia, e quindi c'è questo, questo grande buco, questo grande gap tra quello che può dire un cittadino e quello che invece ai piani alti si può dire a prescindere da da quanti studi hai fatto e quali studi hai fatto. Il mondo dello spettacolo, al di là del fatto che c'è un non detto e che quindi non per forza ci sono delle pressioni, ma potremmo dire che in generale è il megafono del potere. Non c'è da meravigliarsi che gli artisti possono essere, come hai detto tu, il megafono del potere, perché sono considerati dal dal pubblico come, come un botto familiare di cui si, ci si può fidare e quindi li si usa per fare propaganda. È sempre stato così. Credo che l'unica via di uscita stia nella, nella voglia, nell'impegno della gente di, di, come si può dire, cercare di informarsi di più, andando anche al di là, eh, anche fuori dai mezzi tradizionali eh, come i giornali e eh, come la televisione che sono al servizio del sistema e adesso lo sono in maniera addirittura rivoltante e vergognosa. Ma non è facile però, perché, perché l'informazione alternativa è piena di trappole, richiede una certa dose di alfabetismo funzionale che spesso manca e soprattutto richiede molto, molto impegno e tempo da dedicare. Eh, assolutamente, lo dici poi di a noi ma come anche tu che, che ti dedichi tanto a questa cosa sai perfettamente che c'è uno studio dietro per ricercare la verità o comunque quella che si avvicina più possibile alla verità in base ai dati che uno riesce ad avere a disposizione. E a questo punto io passerei alla seconda parte dell'intervista che eh, va oltre il mondo dello spettacolo e introduce quelli che sono poi i temi che ci hanno accompagnato negli ultimi due anni e che probabilmente ci accompagneranno anche in futuro per la gravità un po' della situazione. Questo perché tu vivi a Hong Kong e, e quindi sì. volevamo approfittare del, di questo tuo punto di vista esterno al mondo occidentale, al mondo europeo, per comprendere un po' quelli che sono i meccanismi sia di vita che politici che ci sono lì, uh, lì in Cina. Prima di tutto, visto che qui in Italia arrivano molti filmati, soprattutto mm. nei, negli scorsi mesi arrivavano molti filmati per quanto riguarda la situazione pandemica e le restrizioni sanitarie, eh, ti chiedo un attimo com'è la vita lì a Hong Kong? Veramente ci sono persone che sono impossibilitate a uscire di casa o determinate zone delle città che sono confinate oppure sono diciamo delle dei video fake che arrivano qui da noi. Ma la situazione a Hong Kong è diversa dalla Cina. In Cina la politica dello zero dynamic covid prevede che non sia ammesso nemmeno un caso di covid. Per cui quando accade si adottano misure, come si può dire, draconiane, come è successo a Shanghai con un lockdown lungo tre mesi per un numero di casi di poche centinaia e zero. Morti, ma quello che succede in Cina non è solamente dovuto alla politica sanitaria eh, decisa dal partito e che considera la, la salute dell'individuo come bene che deve essere preservato eh, dallo Stato. In Cina è nato un vero e, e proprio scontro tra due fazioni del partito. Eh, comunista. Uno fa capo al presidente in carica, Xi Jinping, che crede eh, nella collettività come unico supremo valore e che crede nell'autosufficienza nell della Cina e quindi nella chiusura verso il resto del mondo. E l'altro è quel eh, filo atlantista e liberista che, che fa capo alla lobby industriale e finanziaria di eh, di Shanghai, l'ultima fazione assieme a quella di Hong Kong e anche quella che ha fatto affari con la cricca di Fauci and Company, chiudendo gli accordi per il proseguimento in, in, uh, in suolo cinese degli studi su gain of function che in italiano è guadagno di funzione, sui, sui virus patogeni che era stato sospeso da, da Obama negli Stati Uniti e che, che aveva appunto in gestione il laboratorio di Wuhan il fatto che le misure pensaci bene, ristrettive imposte a Shanghai siano state così dure, rientra in questa eh, come si può dire cruenta lotta intestina infatti a Pechino non si è mai giunti quelli estremi è molto, molto sì. interessante perché noi sì. appunto a parte Hong Kong siamo abituati a vedere la Cina come un blocco unico e invece, tu ci stai dicendo che al suo interno c'è una lotta intestina eh, tra il partito di maggioranza, quello al governo, e invece quello addirittura filo atlantista che fa accordi con, eh, con gli americani, con Fauci, e con, eh, con tutto il mondo, che poi in realtà, Xi Jinping sta cercando di combattere, eh, eh. soprattutto eh. in questo momento storico. Eh. E, invece, su Hong Kong, proprio, eh, anche negli anni passati, abbiamo assistito a una serie di proteste, proprio perché il governo centrale ha cercato di riportare sotto la sua autorità politica anche appunto Hong Kong, che invece è un centro finanziario che da sempre è stato abituato al stile di vita occidentale, potremmo dire. Com'è quindi la situazione attualmente dal punto di vista politico? Qui dobbiamo andare indietro su 1997, perché l'ingerenza di Pechino su Hong Kong è iniziata fin da subito dopo la firma del trattato nel 1997. Piccoli, piccoli passi, ma decisivi. Che, che limitavano sempre più eh, l'autonomia di Hong Kong e compromettevano il modello del one country, two systems. Ma la preoccupazione e quindi le proteste dei cittadini di Hong Kong non, non sono mai state in realtà a difesa della libertà, ma piuttosto a difesa eh, delle opportunità per il futuro. Tu forse non lo sai, ma la Cina a partire dal 1997, quindi dopo... La firma del trattato ha iniziato una lenta colonizzazione di hong kong attraverso la concessione di visti a cittadini cinesi per potersi stabilire a hong kong si parla circa di 250 300 cittadini al giorno che passano la frontiera per stabilirsi a hong kong con questi numeri in un paio di decenni la, la, la popolazione di hong kong viene parzialmente sostituita da quella cinese. E questo fatto ovviamente eh, spaventa le nuove generazioni locali che vedono, eh, vedono arrivare una, una concorrenza molto più affamata e soprattutto molto più eh, disponibile, a condizioni di lavoro e di vita più basse. Se a questo aggiungiamo che il problema della casa qui a Hong Kong è enorme, perché il costo de degli elogi è uno dei più cari al mondo. Ecco spiegato il macro tempo. Certo, chiaramente. Ma ehm, dal punto di vista poi della vita di tutti i giorni eh, mi chiedevo, eh, che rapporto c'è tra un cittadino di Hong Kong e un cittadino cinese? Cioè, siamo stati abituati in questi ultimi anni e poi soprattutto adesso con, con la guerra tra Russia e Ucraina a una rivalità intestina tra popoli che in realtà hanno molte più cose in comune che cose che li diversifica tra di loro. E, quindi com'è poi il rapporto diciamo ehm, amichevole oppure si, ci si guarda con sospetto tra cittadini di Hong Kong e cittadini cinesi? La gestione delle... Non, non... Ok, sono sincera, non vanno d'accordo. <ride> ok. Non va d'accordo, è una cosa che non l'ho mai detto, lo dico in privato. Ma non, non Hong Kong, Kino non ha rispetto per il cinese perché, prima per loro, il cinese anni fa, noi siamo qui da 12 anni, era quello che il personaggio che arrivava con la trolley venerdì, sabato, e domenica e, 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 arriva, e entravano nei negozi e. E compravano di tutto e di più erano in, in, invadenti erano un po' aggressivi non rispettavano le file noi per entrare eh, non rispettavano le regole noi per entrare in mtr c'è cioè una fila devi stare in fila anche c'è cioè una fila di 50 persone davanti a te loro invece andavano avanti mangiavano mangiavano sull'mtr che è la, la metropolitana che è vietata facevano delle cose un po più um, Diversi da noi hongkonchini e quindi è, è, non c'è molto rispetto, eh. non c'è molto rispetto per, eh, è, è reciproca la cosa, che loro di là parlano malissimo dei hong conchini, si dicono che i hong Kong sono viziati e, e, e non, non, non rispettano la madre. Eh, patria, non rispettano la Cina, Se vogliono continuare a parlare cantonese, che è la loro lingua, cioè, non capisco perché non possono continuare a parlare cantonese. Sì, mandarino, e i nostri gemelli di 12 anni, anche loro parlano ma mandarino, eh, però, però il cantonese non puoi annullare e stanno facendo di tutto per annullare anche questa lingua, l'identità, stanno facendo di tutto per ehm, annullare l'identità di Hong Kong. E questo è, è molto triste e, e fa anche rabbia. rabbia. Certo. No, se se... parlare della gestione della, della pandemia... No, prima mi, mi faceva strano sentire che ci sono cittadini cinesi che non rispettano le regole, perché noi da occidentali siamo abituati a considerarli come un popolo, anzi, molto rispettoso eh, di quelli che sono le regole, di quelle che sono le imposizioni che Dall'alto insomma il potere eh, dà. però forse può essere che questa mancanza di rispetto delle regole quando i cinesi vengono a Hong Kong deriva proprio dal fatto che loro vogliono mantenere viva questa inimicizia, proprio per come dicevi tu, pian piano eh, sì. sostituire la cultura. Però, però il cinese sai che è? Quando vai in Cina, non si comportano così. Non sono come quando vengono a Hong Kong, non so perché, forse arrivano qui e si sbragano, perché in Cina è molto più severa la vita. Eh, sono costretti a essere precisi, e arrivano qui e si, si lasciano andare. Eh, perché il cinese, come dici tu, anch'io i cinesi che conosco da, da anni, anche a San Francisco, dove ho vissuto da quando avevo 13 anni, 12 anni, eh, il cinese è sempre stato una persona molto per bene, molto seria, molto rigorosa, molto professionale nel lavoro non so cosa succede quando arrivano qui a Hong Kong questo non ho capito molto interessante questa cosa eh, mm. sarebbe da fare uno studio sociologico sul perché <ride> appena possono i cinesi si sbracano come diciamo noi e si oh. rilassano magari questo potere che li, che li schiaccia quando sono nella loro madrepatria poi fa sì che eh. di, di inverso sono sì. sudditi quando sono in patria. Eh, Molto bene. Eh, parlando specificamente di Hong Kong, eh, visto tutte queste informazioni interessanti che ci stai dicendo riguardo alla Cina, eh, mi piacerebbe sapere come è stata vissuta la pandemia in questi due anni lì ad Hong Kong. Come è andata? Quello che, quello che è successo a Hong Kong è stranissimo. Fino a gennaio del 2022, e quindi nei primi due anni dall'inizio della pandemia. Hong Kong ha contato poco più di 200 morti, tutti anziani. Poi qui, quando, quando si dice anziani, si parla di persone che hanno anche superato la soglia dei 100 anni. E avevamo in tutto circa 10.000 casi. Cioè questi numeri sono riferiti ai primi due anni de della pandemia. Poi, all'improvviso, a partire da gennaio di quest'anno, siamo arrivati ad avere fino anche a 30.000 casi al giorno. E oggi siamo a circa 2.000 eh, casi al giorno e anche un 100 di morti al giorno, e oggi siamo a zero morti al giorno. E cosa è successo? Hmm. La politica del governo di Hong Kong è rimasta sempre la stessa fin dall'inizio: eh, chiusura delle frontiere, maschera obbligatoria ovunque, eh, bolla vaccinale. Credo che Hong Kong. Sia, come si può dire, l'esempio lampante che, che, che tutte queste misure, eh, compresa la vaccinazione di massa, che qui è, è quasi del 95%, non servono assolutamente a nulla perché la situazione oggi è peggiore di quella di due anni fa. Ether, come pensi che, visto che appunto c'è questa situazione di continua ingerenza da parte del governo centrale su Hong Kong, eh, che necessariamente se le cose continuano così, dicevi prima 200-300 cittadini al giorno, eh, come pensi che questa situazione possa, diciamo, diventare sostenibile per i cittadini di Hong Kong e per Hong Kong diciamo in generale? C'è un modo, secondo te, per frenare questa. Questa situazione? No, guarda i cinesi, i, i, i cittadini di, di Hong Kong se ne stanno andando tantissimi, ma tanti, tanti, i giovani, i giovani soprattutto. C'è cioè, una volta, questa città era molto giovane: c'erano cioè, i giovani ovunque. E, e il destino è segnato. Il destino è segnato. Non... Se ne vanno, non rimangono qua. Sì. E sanno, saranno, come ho detto prima, sostituiti dai cinesi, che già lo sono. Già io vedo, non so se perché è luglio, ma vedo che noi siamo i pochi occidentali qui. A, eh, anche gli occidentali si stanno andando. Siamo, stavamo commentando ieri, andando al tennis, perché i bimbi fanno tennis tre volte a settimana. E nell'MTA non c'erano eh, Caucasians occidentali c'eravamo noi quattro tutti cinesi o oh, hong kongini certo. anche con i numeri delle de, de, de ambasciate confermano che gli stranieri se ne, se ne stanno andando stanno andando verso singapore mm. e chi a dubai ma soprattutto singapore ma si percepisce una mancanza di sicurezza anche forse vedendo la repressione che c'è stata rispetto alle rivolte degli anni scorsi? No, Hong Kong è forse una delle città più sicure al mondo. I nostri bimbi, da quando hanno cinque anni, se stiamo camminando giù la strada e se ne vanno, gi girano a sinistra. Io non mi preoccupo mai se siamo dentro un molo, siamo dentro un, un luogo. E, e il gente di Hong Kong guarda solo il denaro, non. E vede che ci sarà meno possibilità di fare denaro, allora se ne va nei prossimi anni, però è sicura come città, molto sicura, ma anche donante eh, gli umbrella, era molto sicura. La città, okay. allora, io okay. mi, riferivo, mi riferivo a una mancanza di sicurezza dal punto di vista politico, cioè la paura di mostrare lo stile di vita di Hong Kong ancora oggi, visto l'ingerenza di Pechino e visto come. Sono state trattate le persone che negli anni scorsi hanno manifestato per mantenere comunque la libertà e l'indipendenza di Hong Kong. <ride> Passiamo a, a un altro argomento che, però, comunque, come dicevamo prima, si incastra bene in questa situazione. Perché tu dicevi che c'è del filo atlantismo da parte di Hong Kong, e, e, e quindi a questo punto introduciamo la questione guerra. Perché chiaramente, eh, come sappiamo tutti, la Russia, da quando ha, ha chiuso con l'Occidente, o meglio, quando da quando l'Occidente ha chiuso con la Russia eh, per la situazione in Ucraina, ovviamente eh, il mondo russo si è ha spostato i propri interessi verso Est, trovando nella Cina un, un ottimo partner in questo momento storico. Com'è percepita da voi lì? La situazione militare, la situazione geopolitica. Ma ti fermo subito. A Hong Kong non si parla della guerra, in Ucraina quasi per nulla. No. Assolutamente. Questo è un altro problema, i, e, e I russi a Hong Kong vanno in giro normale, tranquilli. Le migliore amica di Elizabeth e Veronica è russa. I nostri grandi amici sono russi, nessuno guarda, non, non è come. E nell'altra parte del mondo, dell'Occidente, qui è non... la guerra non è percepita. Interessante, e tu pensi che sia dovuto al fatto che comunque a Hong Kong ehm, c'è una, una propensione al lavoro, al, al denaro che vi eh, chiude un po' in una bolla, come dire, rispetto a quelle che sono le, le varie situazioni geopolitiche? Sicuramente perché non, non siamo più tocca, molto tocca, toccati da questa della de, de guerra in Ucraina non, non, non ci tocca. Da, da, da punto di vista, come abbiamo parlato prima, fuori onda: come energetica. energetico, scusami, non ci sono problemi. Noi. Non ci sono come si può dire ripercussioni. Ecco, infatti, perché poi tra le conseguenze di questa guerra eh, che l'Occidente sta subendo, ovviamente, conseguenze che, che l'Occidente, eh, quando parlo di Occidente, parlo soprattutto di America e ovviamente di Europa. Tra queste conseguenze che derivano soprattutto dai, dai rapporti che ormai si sono incrinati tra l'Europa e, e la Russia, c'è cioè la crisi energetica e anche la crisi militare e la crisi alimentare, perdonami. Eh, questo perché appunto ehm, c'è l'embargo sul petrolio, eh, ci sono i gasdotti che non garantiscono più quella, quella quantità di gas che fino a poco tempo fa invece appunto la Russia garantiva all'Europa e quindi ti dico che qui in Italia ma in generale in Europa eh, viviamo in una situazione abbastanza precaria eh, perché già si parla di razionamenti energetici eh, per il prossimo autunno, quindi quando farà freddo e quando ci sarà bisogno di maggior elettricità, maggiore energia, no, no. non se ne parla proprio <ride> neanche della crisi alimentare: zero. niente, zero, zero. niente, neanche non... niente, pochissimo. La posso vedere su Twitter? Non lo vedo qua. Qui a Hong Kong non lo vedo. Ah, beh, questo poi dà, dà il senso no, della, della situazione dal punto di vista geopolitico. Ci sono determinate zone del mondo eh, che stanno subendo gli effetti di questa guerra e altre no. E quindi questo dà ancora maggiore responsabilità alle scelte politiche che vengono fatte perché in realtà si potrebbe comunque mantenere un certo stile di vita se soltanto la politica mettesse da parte questa sua necessità di continua guerra, questa necessità bellicosa, e si procedesse invece, invece verso le vie diplomatiche. Purtroppo ovviamente i nostri politici, tu eh, avendo lavorato tanti anni in Italia, lo sai perfettamente, hanno, hanno una determinata agenda da dover perseguire e in questo caso l'Occidente si sta chiudendo in una bolla eh, le cui conseguenze già si intravedono e sono molto molto critiche autodistruttiva uh, sembrerebbe sì. sì, esatto, assolutamente ed ti faccio diciamo un paio di domande da, su come è cambiata la tua vita in questi quest ultimi anni perché appunto come dicevamo all'inizio tu a differenza dei colleghi di, del, artisti dello show business, hai deciso di non appiattirti a questa narrazione. Hai fatto tanto dal punto di vista dell'informazione. E quindi ti chiedo: come è cambiato? Ma se è cambiato qualcosa nella tua vita, nel rapporto con persone che prima reputavi esserti amiche e che invece adesso hanno seguito la strada della narrazione ufficiale e, e quindi dalle quali ti sei allontanata oppure che loro si sono allontanate da te? Diciamo che ho scoperto chi era veramente amico. Sì. Guarda, io credo che la pandemia, ma soprattutto le azioni intraprese dai governi eh, di tutto il mondo con la scusa della pandemia, abbiano fortemente compromesso la nostra, eh, la nostra libertà e la nostra società. Oggi, se ci pensi bene, insultiamo se ci vengono concessi i diritti che una volta erano, erano scontati e che sono sempre stati nostri e che nessuno dovrebbe mai sognarsi di toglierci. Oggi, se stiamo alla, alla continua propaganda dei mezzi mainstream che, che ci ricorda che, che non siamo individui, ma solo piccole parti della collettività eh, ai cui interessi dobbiamo eh, sottostare, oggi siamo costretti ad essere eh, ipocondriaci. A nasconderci dietro una maschera, a guardare il prossimo eh, con, con sospetto o perché un autore, un tore scusami, o perché un ovax, o perché un delatore, oggi siamo costretti a rinunciare a un diritto inviolabile, Max, come quello della nostra salute, per diventare tutti guinea pig, animali da laboratorio. Cioè, oggi, qualsiasi emergenza si essa la pandemia, la guerra, la, la, la crisi climatica, rappresenta il pretesto per limitare le nostre libertà, per controllare le nostre azioni, per renderci sudditi, obbedienti, per renderci eh, eh, più poveri, per renderci abituati all'idea del credito sociale come nuova società a cui aspirare. Io Non ho dubbi sul fatto che la vita, la vita di, 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 di ciascuno di noi si è cambiata. Ma è cambiata in peggio e reinventarsi non è altro che, che cercare di, come si può dire, sopravvivere. Il mio timore è che non torneremo non torneremo mai più come prima. Io, non, in questa società, non. Non mi, non mi circonosco proprio, e non voglio essere drammatica, ma, ma lo dico proprio con, dico con grande sincerità. Non, non lo riconosco. No, no, assolutamente. Eh, riconosco che queste quest ultime tue frasi hanno perfettamente centrato il punto. E... È una condizione in cui viviamo tutti noi, che lottiamo appunto per il ripristino di quelli che sono dei diritti che, come dicevi tu, abbiamo sempre avuto, dovrebbero essere considerati inviolabili. E invece abbiamo avuto la dimostrazione che uh, tutto è violabile quando una politica totalitaria, totalitarista schiaccia i popoli, e i popoli neanche se ne accorgono probabilmente su molte sì. cose. Eter, ti ringrazio di, di essere stata nostra ospite. Eh, non so, hai qualcos'altro da dire? Un appello? Eh, no, un appello, no. Vorrei soltanto mandare un bacio a te e, e Giulio e dire grazie e bravi ragazzi e tutti i eh, vostri telespettatori o, o lettori, perché siete veramente, come ho detto prima, siete coraggiosi, siete in gamba e siete anche un punto di riferimento, anche per me. Grazie. ringrazio, ti ringrazio tantissimo. Poi come dicevamo all'inizio della puntata, questa è l'ultima puntata di questa stagione di Come Don Quixote incontra e siamo contentissimi di averla chiusa, di aver chiuso questa grazie, stagione con te. Grazie, mi aspettato dopo dieci giorni con la labbra Ci mancherebbe. Grazie, perché veramente era e mal di dente anche, non era proprio possibile, soprattutto labbra entite. Cioè ero seduto così e tutta quanta mi girava era... It was impossible grazie a te visto che l'hai chiamato e chiamo Giulio, subito Giulio è... ciao il nostro grande ciao. regista ciao. grande ciao. Uh, tu sei troppo buono Massimo eh, Perché grande piacere averti qui veramente, grandissimo piacere grazie, è un onore eh è stata una, una bellissima stagione Massimo veramente bella, intensa con tantissime persone che abbiamo intervistato e tantissime persone meravigliose che abbiamo conosciuto eh, grazie a te comunque di tutto il lavoro che hai fatto anche eh, che è stato magnifico <ride> siamo una squadra come diceva Che Zaluno, una squadra fortissima <ride> siamo una squadra fortissimi esatto, esatto. <ride> <ride> comunque grazie anche a te un bacio grande eh... Grazie al Ministro. Un saluto a tutti i nostri spettatori, e un saluto ad Ether ovviamente e do a questo punto appuntamento per la prossima stagione di Come Don Chisciotte dopo l'estate. Un abbraccio a, a tutti. estate a tutti. Bye.